Buonasera, direttore Esposito, sono il dottor Abate, conduttore di Polifemo. Chiedo scusa per l'intromissione serale, ma stiamo facendo una diretta molto importante e stiamo commentando l'ennesimo episodio di slopping verificatosi questa mattina, e proprio per il rispetto istituzionale che poniamo nei confronti di ARPA, nei confronti del suo operato, della sua persona, vorremmo appunto avere delle delucidazioni su questo slopping, su questa colonna enorme, questo fumo pauroso, questo polverino rosso, questa nube che si è sprigionata questa mattina, come dimostrano le immagini. Ma non è, dicevo, un episodio isolato, è purtroppo la punta di un iceberg. Allora noi ci rivolgiamo ad ARPA, perché ovviamente ARPA è il soggetto istituzionalmente preposto e lei è il responsabile per quanto riguarda il Dipartimento di Taranto. Sì, hanno comunicato questo evento, la comunicazione secondo il piano di emergenza esterno, per il quale loro comunicano, e altri soggetti obbligati comunicano gli eventi che sono percettibili alla popolazione, sia come emissioni, come rumori e altro. Lo slopping, sì, era, per la verità, è un episodio non più frequentissimo. Insomma, ne stiamo vedendo parecchi, ma comunque, forse, vabbè. Guardi, proprio lo slopping è stato un evento molto frequente in passato, adesso anche per il fatto che c'è solo un acciaieria in funzione, probabilmente si verifica anche meno però, spesso di prima. Vengono riprese però immagini spettrali, e soprattutto, direttore, mi permetta, quello che accade la notte nel silenzio, no? Avvengono forse le emissioni più devastanti, proprio perché complice, no, ovviamente, il sonno dei tarantini, che forse stanno passando dal sonno normale al sonno eterno. Sì, ci sono anche delle emissioni notturne. Si vedono e si sentono. Sì, quelle sono magari anche amplificate dai fenomeni di pressione atmosferica che schiacciano le masse d'aria verso il basso, quindi le rendono ancora più... Ecco, direttore, ma lei in questo periodo, lei dico come ARPA, per carità, dall'avvento di ArcelorMittal si sta verificando una recrudescenza, una escalation in negativo di episodi sempre più altamente inquinanti. I vostri dati cosa dicono? Guardi, io le dicevo sul fatto che lo slopping magari non era così frequente, perché come correttamente lei osserva, ce ne sono altri di fenomeni che hanno così avuto una certa frequenza anche superiore al passato, ma riguardano altri impianti, magari l'apertura delle cosiddette impliter di alto forno, accensioni di tonico. Ecco, ci stanno segnalando gli amici in diretta, anche sentinelle ecologiche, che proprio in questi minuti, in queste ore, in questi momenti, il mostro vomita sempre di più. Noi non siamo dei tecnici, per carità, quello è il vostro ruolo, ci mancherebbe, la vostra funzione istituzionale, però, direttore, noi non vogliamo sentirci soli, glielo diciamo proprio apertamente, perché c'è una città che si sente schiacciata e giustamente pretende l'azione non dura di ARPA, ma l'azione giusta di ARPA. No, ma guardi, su quello le posso assicurare che noi, pur non essendo l'autorità di controllo, questa è una cosa che... Vabbè, però avete un ruolo, agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, no? Ma quello è un impianto con autorizzazione nazionale, per cui l'autorità di controllo per l'autorità è ISPRA, che si avvale anche di noi in molte delle sue attività, ma alcune le conduce anche senza avvalersene. Quindi ci confronteremo anche con ISPRA, è giusto anche confrontarci con ISPRA da parte nostra, voglio dire, no? Lo faremo come abbiamo fatto con lei, con il direttore generale, il dottor Vito Bruno, vi ringrazio per la disponibilità, però ecco quello che lei è tarantino, no, direttore? Sono il direttore di Taranto, diciamo. Tarantino di adozione, mi permetto di dire così, perché poi una persona che vive, no, in una città, opera istituzionalmente in una città,
ne diventa parte integrante, no? Ne acquisisce, diciamo, il ruolo, l'appartenenza. Ecco, direttore, qui al di là, al netto degli episodi di cancro e quant'altro, è una situazione devastante, mi creda, la città non ne può più, perché si sente soffocata in casa, e parliamo dei wind days, e parliamo della contraddizione tra dover tenere chiuse le finestre nei wind days e poi la necessità del Covid di arieggiare periodicamente, di far prendere aria alla propria casa, per cui una persona dice, ma è stata una delle manifestazioni dei genitori tarantini, dobbiamo tenere le finestre aperte o chiuse? Questa era la domanda, provocatoria ma giusta. Così come ci sono stati altri episodi, vorremmo sapere anche quando c'è stato quell'episodio della gru, delle gru con il relativo morto sbalzato in aria, qual era anche la situazione. Ma dico, queste poi sono cose anche magari di ISPRA. Ecco, quello che chiediamo, direttore, è di sentirci tutelati. Noi abbiamo fiducia nel vostro operato, per carità di Dio, però vogliamo sentire il fiato sul collo di questa fabbrica che uccide, uccide, uccide. È inutile negarlo, lo dicono le sentenze. Ma avanti, su questo mi sento di rassicurarla, il nostro atteggiamento è stato sempre di massima fermezza, anche a volte non gradita da altri interlocutori, ma da alcuni tavoli. Penso per esempio all'osservatorio sull'attuazione dei piani ambientali, la questione dell'immunità penale, mi creda. No, non ho motivo di non crederle. Abbiamo sempre avuto una voce, a volte anche così fuori dal coro. Benissimo, ci fa piacere. Direttore, io intanto la ringrazio per la disponibilità. Prego. E le chiedo scusa per questa, come dire, per questo take l'incivolata, per questa incursione serale. Le dico anche che in un'ottica di collaborazione istituzionale noi manderemo alla mail istituzionale di ARPA tutte quelle realtà, quelle segnalazioni, quelle immagini di cui voi, sulle quali poi voi approfondirete, e magari possiamo anche organizzarci, non in maniera così un po' veloce, raffazzonata come ho fatto stasera, programmare una bella intervista e quindi dare delle risposte ai cittadini. O averla proprio in studio con noi sarebbe per noi un motivo di crescita. Noi non vogliamo alzare i muri, non vogliamo creare gli scontri tra istituzioni e cittadini, noi vogliamo una città unita che riscopra il suo diritto di vivere. Penso che sia l'obiettivo di tutti, innanzitutto di ARPA. È un obiettivo comune su questo. Perfetto. La ringrazio, direttore, e la saluto. Buonasera. Buonasera.